Buongiorno a tutti, siamo qua in collegamento dall'SF2H, il congresso nazionale per la disinfezione di Nizza, e abbiamo qui con noi il professor Gabriele Messina, professore associato dell'Università di Siena. Volevamo rivolgere al professore alcune domande circa lo studio che ha condotto con il nostro prodotto Umonium 38. Innanzitutto le volevo chiedere qual è stata, diciamo, la molla che ha fatto scattare la sua adesione a fare questo studio con il nostro prodotto. Sì, è uno studio che appunto mi è stato proposto un po' di tempo fa. Tra l'altro è stato partito con il dottor Manzi, che inizialmente ci coinvolse in questo tipo di attività. Poi sicuramente la cosa è diventata anche di più di mio interesse quando a un certo punto, avendo avuto anche tra l'altro due bambini che sono stati prematuri, che hanno soggiornato, diciamo, all'interno dell'incubatrice, mi sono reso conto di quanto effettivamente sia importante il sistema, provandoli in qualche maniera di questo. Perciò è stato questo sicuramente un elemento che mi ha indotto a partecipare al discorso dello studio. Quando è stato proposto lo studio, ha pensato sicuramente a un protocollo su come intervenire? Lo studio, ricordiamo che è stato fatto anche in collaborazione con il Mayor di Firenze, che appunto insieme al dottor Birman ho avuto modo di portare avanti lo studio. Come ha pensato di fare questo progetto? Cosa ha deciso di andare a indagare in particolar modo? Insieme al professor Bonocore, tra l'altro, con il quale è stato possibile condurre l'indagine, abbiamo prima di tutto cercato di identificare quelli che potessero essere i punti critici all'interno dell'incubatrice più soggetti a rischi di potenziale contaminazione. Successivamente abbiamo verificato quello che doveva essere il campione adeguato per condurre l'indagine affinché avesse una certa forza anche dal punto di vista tecnico, e poi abbiamo cominciato a raccogliere le informazioni di volta in volta all'interno dell'indagine. È stata un'indagine anche tra l'altro abbastanza complessa dal punto di vista del management, di quello che erano gli aspetti organizzativi, e questo è stato quello che ci ha poi portato a produrre i risultati dell'indagine, che insomma ha avuto la sua... Stamattina abbiamo visto che nella discussione comunque c'è stato un buon interesse da parte della platea. Possiamo riassumere un po' i risultati attesi che abbiamo ottenuto? Ma i risultati, dunque, allora, il prodotto in realtà penso già lo sapevate da voi che funzionava bene. I risultati confermano il fatto che effettivamente il protocollo, se è rispettato, è in grado di osservare bene a quelle che sono le procedure di sicurezza, insomma, del bambino. Inizialmente avevamo trovato delle discrepanze che siamo riusciti a gestire grazie al ricordare che non è solo il protocollo che in qualche maniera fa un buon risultato, ma è anche tutto l'entourage che gira intorno. Perciò a parte anche di coloro che sono proposti a fare l'igienizzazione, la sanificazione, che è importante, perché se salta qualche cosa in una inosservanza di queste procedure, automaticamente puoi avere il miglior prodotto del mondo, ma inevitabilmente il risultato sarà povero. E devo dire che comunque, tutto sommato, penso che i risultati sono abbastanza confortanti nel dire che globalmente l'attività è stata condotta bene e i risultati sono stati buoni. Perfetto, questo ci fa molto piacere, la ringraziamo per aver partecipato a questo studio e per aver condotto in modo veramente eccellente tutta la fase organizzativa, riuscendo ad ottimizzare i tempi e a portare avanti questo lavoro che oggi ci ha dato la possibilità appunto di essere qui presenti all'SF2H. Io ringrazio ovviamente anche tutti i collaboratori, i colleghi con i quali ho lavorato. Certamente non è tutto frutto del mio lavoro, però ecco, sicuramente devo dire che l'attività è stata condotta in maniera, penso, puntuale e anche abbastanza importante. Grazie mille, grazie, è stato un vero piacere, grazie.